tutto è cercato dai ragazzi di Coutinho o meno, ma si parte con Spertoli, va su Gardini. La pipe di De Smet che inaugura il match. Giocare con il centro della rete. Falaschi è lo stesso capitano di Padova al servizio. Fatto spin. La zona 5 proprio come con Zamernik. Va a cercare Micheletto, ricezione fuori dai 3 metri. Palla a Riklicki, tocca il muro, colpito Gardini. La palla rimane viva, Plak non è preciso. E c'è una free ball in mano a Spertoli. Va in pipe, dalla via e l'attacco del numero 15 è vincente. Micheletto, ace. Ma altre 4 occasioni per Trento per chiudere il primo set, a partire dal servizio di Crosato. Flot su Laurenzano, Spertoli va in 4, dalla via contro il muro di Falaschi. Non ha problemi a mettere a terra la parallela. 2-20 in favore dei campioni d'Italia. Padova è partita bene, poi alla lunga è venuta fuori la supremazia di Trento. Ci sentiamo tra poco per il secondo set. Un'ombra quello dell'opposto statunitense. E Coutinho continua a dare fiducia dunque a Guzzo. Intanto Laurenzano è perfetto in ricezione e Micheletto altrettanto in pai. Vediamo il lavoro con la pipe giocata sopra la finta di cosa più di potenza al momento per provare a inserire i ragazzi di soli. Podrascarin invece va di forza su Zenger e poi Gardini viene murato a uno da Spertoli. Gardini si dispera, quasi incredulo dell'azione. Che lavoro di Spertoli, uno contro uno, variazione corta. Porro è preciso, Falaschi va al centro da Crosato, in qualche modo la via, miracolo di Riklicki. Laurenzano può dare una free ball a Padova, appoggiata da Zenger. Falaschi ha la palla in mano, al centro ancora da Crosato, ci arriva la via. Laurenzano va da Micheletto, alto sulle mani, Porro è preciso, in difesa De Smet in contrattacco, lavora in diagonale, punto di De Smet per Trento. Spertoli corto su Gardini, palla in seconda linea per Gabi, buon tocco del muro. Laurenzano appoggia bene, Spertoli va dalla via e la parallela è punto. Si chiude il set 34-32. Messa il bastone tra le ruote, quindi tanti errori nella fine del secondo set che potrebbe aver un po' fatto calare l'entusiasmo e la convinzione di riuscire a stare in partita. La via alla sinistra di De Smet che è preciso. Gabi, pallonetto, ci arriva in tuffo Riklicki. Sbertoli in seconda linea, dalla via, murato da Gardini. La rete al proprio palleggiatore. Rivediamolo, se ne accorge. Chiama la 8. Viene però di Coppa Italia. Podrascanin su Porro. Attacco di De Smet vincente in mezzo al muro. Sbertoli vola via, De Smet passa in mezzo. La via potente su De Smet. Pipe per lo stesso De Smet. Che lavoro di Riklicki. Anche tanto ottimo lavoro in questo caso di Riklicki. Falaschi flotte proprio sulla via. Sbertoli in bagger da Micheletto. Tocco a Muroce. 25-22, Trento vince, Padova con una prestazione